Per le prossime 24 ore dovrò imparare tutti i trick di Stumble Guys. Sarà possibile? Credo proprio di no. Diciamo che di trick ne conosco ben pochi, ma sapete, a me non interessa tipo nulla, quindi ce li andiamo a inventare e magari esce tipo qualcosa di incredibile e batto Sparsi in 1v1. Primo trick, questo qua lo conosce anche tipo mia sorella, ma let's go. Primo trick andato. Bellissima questa mappa. Vabbè, qua non è che ci sono tanti trick da fare. Qua, raga, in poche parole devi solo schivare laser. Non ci sono troppi trick. Oggi, ragazzi, abbiamo 24 ore per diventare dei veri pro player. E vi dico solo che il mio scopo oggi è quello di battere Sparks e Maluco. Sarà possibile? Ma certo che è possibile. Quindi, signori, ci dobbiamo concentrare. Io non posso avere solo 100 vittorie e gli altri ne hanno 1000, 2000. Io ne devo avere sempre più degli altri perché io sono team la Conad. La Conad regna su tutto. Togliti, bellissimo. No. Ok, ho schivato tipo tutto. Dovete morire. Devo vincere per forza io la partita. Cioè, sto contro un gatto. Non posso perdere contro un gatto, ti prego. Ok, perfetto. Ci dobbiamo concentrare. Porca boia, quanto ho rischiato. Qua non saprei che trick fare, signori. Devo essere sincero, ma va bene, proviamo. Non so cosa fare. Ok, vado qua, salto. Mamma mia, raga, ma mi sento tipo più forte di tutti. Da qua, salta. Sto saltando come una ballerina. Ok, schivo tutto quanto. Allora, siamo rimasti in tre. Ve ne volete andare a fare in culo? Oh mio Dio, quanto sto rischiando. No. Ma no, scusate, l'avevo toccato il laser. L'avevo toccato il laser, ho vinto. Vabbè, aspetta, taglia, ricca, fai finta che sei stato bravissimo. Raga, ma sono un troppo forte. Sono il player più forte del mondo. E dato che sono stato veramente troppo forte e ho vinto al primo tentativo, diciamo che mi posso meritare un giro speciale. Non è quello gratuito, ragazzi. Io shoppo, come sapete, io shoppo tanti soldi su questo gioco. Oddio, 150 gemme, ti prego. Ti pareva, ragazzi, 5 Stumble Coin. Ma non vi preoccupate, perché se dovessi vincere questa partita vado a farmi un giro delle skin epiche. Vediamo se trovo la speciale, ragazzi, impazzisco. Vediamo in questo video quante vittorie riesco a fare, perché secondo me se mi impegno posso farne veramente tante, perché di solito io mi concentro troppo a parlare, a dire stronzate, quindi non mi concentro troppo sul gioco. Ma oggi devo diventare fortissimo, devo imparare tutti i trick. Ho 24 ore da adesso, quindi conti in ste, prego, non far cazzate, per favore. Ok, saltiamo qua. Questo me l'ha insegnato Sparks. Non è vero, lo conoscono tipo tutti. Proviamo un altro trick che potrebbe essere quello di andare qua e andare qua sul cornicione. Non lo so, può valere come trick. Vabbè, non mi interessa. Un trick che mi ha insegnato Sparse è quello di andare qua. Non sto scherzando. Aspettare un po' e saltare qua. E let's go, raga. Questo ha funzionato. Provatelo e ditemi se ci riuscite. Ma questa è la mappa dove vanno tutte le palle di neve in faccia. Perfetto. Allora, anche qua non conosco tanti trick, però conosco questo. Andiamo qua sul cornicione. Facciamo il doppio salto. Non lo so, raga, sto inventando tipo tutto adesso. Qua si fa una bella corsetta. Appena si arriva qua si fa doppio salto. Si va qua, doppio salto ancora. Schiviamo tutte queste cose gialle. Giro. Mi vado a qualificare. Quanto sono forte. Come ultima mappa mi è capitata la Lava Rush. Diciamo che in questa mappa non sono tanto forte, ma cercherò comunque di vincere, perché non è possibile che perdo contro i bot. Cioè, per esempio, quello scheletrino si dovrebbe vergognare. Perché? Non posso perdere. Non posso perdere. Dai, volevo fare tipo tutte le vittorie reali, ti prego. No, 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 se perdo shoppo. Se perdo shoppo non mi interessa, ok? Madonna, quello scheletrino quanto mi sta antipatico. Posso farcela, posso farcela. Deve solo morire quello davanti. Ok, perfetto. Ok, bellissima. No, 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 dai. Dai, che sfiga. Dimmi chi prende la palla in faccia. Ma allora tu ti devi vergognare. Non so come hai fatto a mettere quella skin che è veramente schifosa. Vergognati. Akalalaki, vergognati. Fai veramente vomitare. Sì, salta, salta. Salta a fare in culo. Vabbè, dovevo vincere per shoppare, ma non mi interessa. Un giro me lo voglio fare. E se trovo la skin speciale, raga, impazzisco. Dai, non ce n'ho manco una. Guarda che mi capita questa cosa che mi fa proprio cagare. Però dai, abbastanza grena, la equipaggiamo subito. Magari ci porta anche fortuna. Ma guardate quante gemme c'ho. Mi viene troppo voglia di shoppare tipo questo qua da 90. Lo faremo. Ok, in questa mappa conosco un bel po' di trick che adesso vi andrò a illustrare. Cioè, veramente, mi sembro tipo la guida turistica. Allora, andiamo avanti, signori. Allora, qua, se ti blocchi è un problema. Infatti faccio doppio salto. Fin qua, raga, ci arrivate tutti anche meglio di me. Qui si va qua al bordo e si salta. Si superano tipo tutte le persone. Qua vai qua, salti in mezzo. Non so, raga, io devo essere sincero, mi sto un po' inventando tutti i trick. Proviamo ad andare qua nella staccionata, vediamo cosa cambia. Non è cambiato nulla, però dai, diciamo che un po' di vantaggio l'ho preso. Non è assolutamente vero, vabbè. Lo faccio solo per il video. No, 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 no. Devo far vedere che sono forte, non che sbaglio. Ok, taglia, Conti, taglia questa parte. Tagliala tutta questa parte. Tanto faccio cagare su questo gioco. Allora, nuovo trick. Vado qua in mezzo. Funziona questo, me l'aveva detto Parks, me lo ricordo benissimo. Andiamo qui a destra. Se non mi qualifico, ragazzi, taglio la partita, perché sennò sai che figura di merda che faccio nel video se tipo lascio sta parte che non mi qualifico. Sarebbe una vergogna incredibile. No, Stefano! No, Stefan! Stefan, ti devi togliere dalle palle!
No, raga, ma sono la persona più sculata del mondo. Vorrei rivedere un replay perché non so neanche io come ho fatto. Oh, finalmente una mappa che non mi è mai capitata. La giungle ungle. Come cazzo era la si chiama sta mappa? Vabbè, ma io non so neanche leggere. Non meglio che ho iniziato scuola, così almeno imparo qualcosa. Andiamo avanti, signori. Ho anche la skin nuova, quindi questa volta non posso perdere. Vi devo far vedere quanto sono bravo. Allora, qua quello che so io, ma in realtà sapete tipo tutti, è questo qua, che non è che so fare proprio benissimo. Però dai, non è andata neanche troppo male. Ok, sono primo. Non è vero. Se si toglie Eidos sarebbe Eidos sarebbe ancora meglio, ma va bene. Qua si va a sinistra, si salta e boom, sono primo. Let's go. Madonna, raga, ma oggi ho vinto tipo 3 partite in un video, cioè non ci posso credere. Salta qui. Vabbè, a questo punto mi vado a prendere anche un caffettino, cioè la gente oggi è veramente scarsissima. Facciamo un bel balletto. Ciao, bello. No, no, beh, io non voglio rischiare perché poi faccio delle figure di merda e non mi va. E signori, la Conad regna su tutto. Andate a scrivere a Pua quanto sono forte. Io vinco sempre, già 3 partite in un video che vinco. A sto punto facciamocene un'altra, finché vinco giochiamo. Ora voglio fare un trick veramente molto carino. Speriamo di riuscirci. Oddio, che cosa ho fatto? Questa la metto nel video. Questa la metto, non so neanche io come ho fatto. Raga, ve lo giuro, questo pezzo non dovevo metterlo nel video, perché non è che vi faccio delle stesse mappe. Ho fatto un trick assurdo. Cazzo, non l'ho fatto. Prego, lo scivolo, 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 lo scivolo voglio. Dammi lo scivolo. Dai, non mi è mai capitato, non mi è mai capitato. Voglio lo scivolo, lo scivolo, lo scivolo, lo scivolo, lo scivolo. Vabbè, si è buggato. Questa mappa, dirvi che mi fa cagare a dir poco, al F4 subito. Mi è venuto un trick in mente, provo a camminare sopra le persone. Però si devono mettere tipo in... Ok, guarda. Oddio, questo regalo ho scoperto tipo adesso. Voglio 250.000 mi piace. Vi faccio vedere un altro trick che mi sono inventato adesso. Non so se già esisteva, raga, non ho controllato. Però devi fare così. Salti qua nella, sulla staccionata e vai qua, raga. Cioè, sto trick veramente è assurdo, non sto scherzando. Andiamo qua dritti e in realtà mi dovrei qualificare molto tranquillamente, anche se ci stanno tutti davanti a me. Sono qualificato. Scrivimi nei commenti se questo trick lo conoscevi già. Niente, raga, oggi mi capitano le stesse mappe, non so manco io com'è possibile sta cosa. Ma è meglio così, almeno le possiamo guardare meglio, possiamo imparare dei trick nuovi che ancora non conosco. Allora, non avete capito, vi dovete mettere qua, se no l'asticella non si alza. Vabbè, era un po' brutto da dire, ma andiamo avanti, signori. Se non mi qualifico, giuro, chiudo il gioco e non lo riapro mai più per le prossime 19 ore e 90 giorni, tipo. No, no, oddio, questo potrebbe essere un trick, farsi prendere dal coso, ma va bene. Saltiamo qua, ti devi togliere Sprell. Vabbè, non so leggere, ho capito, devo andare a scuola. Andiamo qua, signori, sto dietro la skin speciale. Questa cosa non mi piace, in realtà vado primo. Signori, siamo nel ragazzi, siamo nel secondo round, ma in questa mappa non ci stanno trick, quindi mi sa che vi taglio e ci vediamo direttamente nell'ultimo round, se mi qualifico e se ho una squadra forte. Devo mettere assolutamente questa palla dentro la porta, per favore, mammina. Signori, mi sono qualificato, c'è capita ancora la Lavaresh, ve lo giuro, raga, che è tipo 2 ore che sto su Stumble Guys perché voglio che mi esce quella dello sci. Com'è che si chiama? E non mi esce. Vabbè, non importa. Vuol dire che il gioco sa che sono scarso in questa mappa, quindi me la fa fare. Ci sta, ci sta. Questa volta devo vincere, signori. Non possono vincere questi player, perché non si possono manco chiamare player. Sono dei bot assurdi. Andiamo avanti, signori. Albertino, ti devi togliere dalle palle. Faccio schifo. Avevo... No, dai. Ero primo. Ero primo. Porca di quella. Albertino, Albertino, ma vaffan. Ovviamente si scherza. Per questo video, ragazzi, vi chiedo almeno 1500 like. Non so perché 1500, ma è un bellissimo numero. E se arriviamo ai like richiesti, farò una seconda parte e magari cerco di fare un video insieme a Sparks, perché no. Detto ciò, ragazzi, noi ci vediamo in un prossimo video. Bella regà.